Una terza struttura che sorgerà accanto al Palaestra. Ne parliamo con Mauro Castelli, presidente della SBA. È un ulteriore sviluppo questo per la vostra società, ma anche per la città di Arezzo, visto che comunque sarà una struttura che poi rimarrà la città. Sì, esatto. Era una cosa un po' in previsione che avevamo già studiato dal momento in cui avevamo preso la gestione del Palasport Estra. Questo deriva da questo, diciamo, problema. Le nostre 19 squadre purtroppo ancora non, a noi non bastava questo spazio, e diciamo che noi abbiamo fatto una scelta molto importante anni fa, cioè quella che non pagando i giocatori, quindi giocando con i giocatori di Arezzo, siamo riusciti a poter mettere da parte, come dire, delle risorse per poterci permettere un domani di lavorare in estrema autonomia, invece di andare a prendere altre 5 palestre comunali come tutte le società sportive fanno, e poi magari vengono fuori le discussioni. Quindi abbiamo preferito lavorare sulle strutture prima di poter fare una programmazione sportiva importante. Ovviamente questo ci ha permesso di allungare i tempi della gestione sia del Palasport Extra sia della nuova struttura, in modo tale che da ora in poi, una volta finito questa parte strutturale, possiamo anche pensare di fare una crescita a livello di categorie, ma questo ovviamente ci piacerebbe farlo nel campo. E i tempi di realizzazione? Guarda, la terza struttura è una cosa che sono tanti anni che noi stiamo dietro a quest'idea, che proponiamo continuamente alle istituzioni locali, perché in tutte le città d'Italia, anzi ti dirò in tutte le città del mondo, Barcellona per prima, è piena di terza strutture moderne. Terza strutture però non significa un pallone come si dice Arezzo. Una terza struttura è realizzata con dei materiali veramente belli, ovviamente sono anche ecologici, perché basti pensare che le arcate sono in legno lamellare, molto, molto belle, dentro veramente un bel vedere, come dire. Quindi in tutte le città si sono, ad Arezzo non c'era, diciamo, per essere onesti, ce n'è una vicino a Castiglione Fiorentino, più o meno di quel genere, e sono, si tirano su in pochi mesi, 3 mesi massimo, 2-3 mesi si riesce a tirarle su. Si spera che a Natale possiamo fare gli auguri anche su questa nuova struttura.